La space economy viene definita da tutti gli operatori del settore come l'insieme del settore spaziale, quindi tutte le attività che sono connesse al lancio di satelliti e di sonde in orbita e anche poi alla gestione dei dati che si ottengono appunto grazie a queste infrastrutture spaziali, più tutto l'indotto, vale a dire l'uso che si fa dei dati spaziali e delle infrastrutture spaziali in tutti i possibili settori della vita, diciamo, di tutti i giorni. Il numero di satelliti che ciascuno di noi usa, ogni giorno è molto elevato perché praticamente lo spazio è con noi, anche se no, non ci dà questa sensazione. E a oggi il valore stimato è di circa 470 miliardi di dollari. È una stima, diciamo, un pochino al ribasso per il fatto che è difficile stimare soprattutto l'indotto, cioè il valore che viene generato grazie all'utilizzo del dato dell'infrastruttura spaziale. E ci sono una serie di operatori di esperti del settore, che portano a pensare, e comunque hanno fatto degli studi, che portano a pensare che entro il 2040-2050 questa sarà l'economia del futuro, quindi l'economia che animerà e supporterà un po' tutte le altre economie ed avrà un valore di qualche milione di miliardo. Si assiste in questi ultimi anni a un rapporto sempre più stretto tra il pubblico e il privato nella gestione dello spazio. Questo rapporto sta dando buoni frutti, ma nel futuro diventerà sempre più importante e in che termini? Nel settore spaziale, come in tutti i settori ad alto tasso di innovazione, quello che accade è che si sviluppano alcune tecnologie, nella maggior parte dei casi con soldi pubblici, quindi attraverso appunto stanziamenti dei vari governi che poi vengono amministrati, nel caso specifico dello spazio, dalle agenzie spaziali di ciascun paese. E che cosa accade? Che ovviamente, grazie a questi investimenti, alcune di queste tecnologie diventano più mature, quindi più fruibili. Vediamo per esempio il caso delle telecomunicazioni. All'inizio erano ovviamente soltanto investimenti pubblici e poi a mano a mano appunto che le tecnologie diventavano più mature, si andava sempre di più verso il commerciale. A oggi il 95% dei satelliti di telecomunicazione sono commerciali. Dopo le telecomunicazioni abbiamo assistito all'inizio, diciamo, siamo ancora un po' all'inizio, dello stesso fenomeno nel settore dell'osservazione della Terra. E in questa fase, lo stiamo vivendo anche per quanto riguarda le stazioni spaziali in orbita bassa. Ricordo che l'orbita bassa si aggira tra i 300 e i 1000 km, di distanza appunto dalla superficie terrestre, di altitudine. Ora, questo implica che c'è un coinvolgimento sempre più spinto, sempre più forte del settore privato e quindi anche di investimenti privati. Questo in qualche modo per il momento ha fatto molto bene al settore, ha aiutato lo sviluppo della space economy, ma è anche chiaro che ci sono delle tendenze a che praticamente questi operatori privati, come posso dire, facciano un salto in avanti rispetto a quelle che sono le richieste o diciamo i desiderata dei governi. Quindi c'è un forte bisogno di mantenere un bilanciamento anche strategico tra il contributo pubblico e quello privato. Per il momento, diciamo, c'è una certa sinergia di intenti, quindi le cose vanno molto bene, diciamo, la parte pubblica aiuta il settore commerciale offre un servizio anche alla parte pubblica, quindi per il momento, diciamo, lo sviluppo della space economy a livello globale è armonico. Lo spazio è certamente un volano, una sorta di acceleratore per uno sviluppo socio-economico sostenibile, e questo vale sia nei paesi ad alto tasso di innovazione, quindi di sviluppo, come può essere per esempio il nostro, cioè l'Italia, ma vale anche per i paesi emergenti in via di sviluppo, perché il dato, l'infrastruttura spaziale, soprattutto quei dati che sono offerti, diciamo, gratuitamente dai vari governi, in realtà aiutano molto poi a sviluppare certe competenze e soprattutto certi servizi e applicazioni proprio
proprio al servizio del cittadino. Questo vale in settori come agricoltura, come educazione, come telemedicina, come gestione dei disastri, gestione del catasto urbano, traffico, quelle che ormai si chiamano smart cities, e appunto la lista è molto lunga. In realtà viene molto spesso da chiedersi se effettivamente nasca prima l'uovo o la gallina. Intendo dire che in sostanza il dato spaziale, l'infrastruttura spaziale è lì per servire, no, i cittadini e migliorare la qualità della vita. Spesso capita però che le amministrazioni pubbliche debbano appunto comprendere fino in fondo qual è l'utilizzo che possono fare del dato spaziale. È qui che l'educazione, quindi la formazione, il training, sia diciamo di coloro che poi debbono utilizzare il dato, sia di chi poi invece il dato lo produce, può aiutare a, diciamo, fare questa cross correlazione, quindi mettere insieme appunto la domanda e l'offerta. Questo è un discorso che sta andando avanti anche qui molto bene. Nel nostro paese c'è una forte attenzione, anche grazie a dei recenti investimenti che vengono dal PNRR proprio in questa direzione, e però ancora c'è molto da fare, che vuol dire che la space economy è proprio lì per aiutare questo sviluppo socio-economico sostenibile. Come effettivamente sia collegato soprattutto alla green economy, faccio un esempio: se noi consideriamo l'agricoltura, sappiamo che l'agricoltura influisce circa il 25%, impatta circa il 25% per le emissioni di gas serra antropogeniche, poi sono quelle che in qualche modo contribuiscono all'innalzamento della temperatura e quindi al cambiamento climatico. Ecco, con i satelliti noi possiamo studiare la composizione del suolo, possiamo aiutare a ridurre la quantità di fertilizzante che si può usare per le nostre coltivazioni, possiamo ridurre la quantità di acqua che è necessaria, perché riusciamo a misurare esattamente il contenuto del suolo e quindi ad aiutare gli agricoltori a lavorare verso quella che si chiama una smart agriculture, quindi un'agricoltura intelligente. Ci può aiutare per esempio a capire quant'è la produzione o comunque la quantità di CO2 associata all'attività diciamo tipica della coltivazione, e quindi questo per esempio fa abbassare il contributo, no, di emissione, e quindi in qualche modo è di per sé già un elemento estremamente importante dal punto di vista della sostenibilità. Ma c'è anche per esempio un altro discorso, e faccio solo due esempi così per dare un quadro, così per cercare di dimostrare che con fatti concreti quello che sto cercando di dire, appunto questo legame tra green e space economy. Ecco, per esempio, se noi volessimo installare un impianto fotovoltaico in una zona remota che però è particolarmente efficiente dal punto di vista della produzione di energia, beh, allora possiamo andare a individuare queste zone grazie ai satelliti e poi anche operare queste installazioni da remoto ancora con i satelliti, quindi anche riducendo il costo di gestione e di operazione. Ripeto, sono soltanto alcuni esempi, ce ne sono moltissimi che si potrebbero portare all'attenzione e che mostrano come effettivamente quando si parla di green economy non si può non parlare di space economy.